Si potrebbe verificare un effetto domino su tutto l'abitato del centro storico di Bisciotta. Questo si teme per il fronte franoso in località Foresta, un piccolo Abruzzo che era però prevedibile e scongiurabile. Noi abbiamo attivato tutta quanta una serie di procedure, anche affidando alla esperta consulenza di tre illustri professori universitari che ci stanno garantendo un monitoraggio continuo dell'area. E non solo quella del fabbricato che è ormai compromesso già da tempo, ma un po' tutto quanto l'ambito che è contiguo e anche che si estende fino al prossimo centro storico. Questo per avere una tipizzazione della fenomenologia e per capire poi come si muove la parte dell'abitato che gravita sul movimento franoso, raffrontandolo al fabbricato stesso che ormai purtroppo non più agibile, tant'è che si è inclinato di molti gradi, è sceso. C'è una serie di dati che noi abbiamo e che possiamo mettere a disposizione della stampa, che sono a disposizione dei vari enti che noi abbiamo coinvolto in questa richiesta e questa procedura. Il Ministero dell'Ambiente e Difesa Suolo, per il tramite della dottoressa Marchetto, che è l'istruttrice della pratica stessa, che ha reso poi all'ingegnere Luciani, che è la massima autorità della difesa suolo, loro hanno certificato questo tipo di attività purtroppo in atto. Ma è un'attività che è accelerata negli ultimi 20 giorni. Infatti, dall'ultimo monitoraggio del 2 di aprile, anzi il penultimo del 2 aprile e l'ultimo del 12 di aprile, c'è stato un evento che diciamo, nelle scienze della fisica viene definito come creep, dove si è avuto uno svuotamento subito a monte del fabbricato stesso con un effetto pulvino, un effetto sifonaggio che sta coinvolgendo anche tutto quanto la parete che è a monte del fabbricato stesso. L'effetto domino che lei diceva prima è un evento che noi non possiamo escludere. Siccome al di sopra di questo fabbricato, lungo la linea di la massima direttrice rispetto alle pendenze, c'è tutto quanto l'abitato vecchio di Bisciotta, la zona di via Tuvolo, che coinvolge una serie illimitata di fabbricati, perché sono all'incirca una cinquantina. Ove mai dovesse verificarsi questo effetto che lei prima ha definito come effetto domino e che noi teniamo, fortemente teniamo, potrebbe essere coinvolti nella frana e quindi allargarsi il fronte di frana e coinvolgere tutti quanti questi fabbricati. Questo è da scongiurare, perché ove mai avvenisse un fenomeno del genere significasse praticamente che, come diceva prima il sindaco, ci troveremo di fronte a un piccolo Abruzzo, ma un Abruzzo che lì era imprevedibile, perché quantomeno sono degli effetti che provengono da sottosuolo, anche se non voglio addentrarmi nella classica teoria dei sismi. Qui invece c'è un effetto che noi possiamo prevedere, siccome l'abbiamo sollecitato e lo stiamo sollecitando fortemente, addirittura anche con la minaccia di dimissione da parte del sindaco, che non è una minaccia ma sarà proprio un fatto concreto, anche per giustificare interventi che finora non sono mai stati posti in essere, se non quello della provincia, che la provincia almeno è stata sensibile rispetto a queste cose, ci ha consentito di mantenere in vita una viabilità che già di per sé è compromessa pure per altre frane che sono nel nostro stesso comune, che sono lì a confine con il territorio di Ascea, e la provincia ha installato quel ponte provvisorio che doveva essere provvisorio, invece a distanza di un anno e qualche mese è diventato quasi permanente. Per cui, oltre il primo aspetto, la tempistica che c'è stata per la intransitabilità della strada, non si è fatto più niente. Gli altri enti coinvolti, a partire dal Ministero di Difesa Suolo fino alla Comunità Montana, tanto per scendere come fatto piramidale, ci ha visto solo come Comune di Bisciotta interessati in questa attività, con delle spese insostenibili per un piccolo comune, che ci ha coinvolto direttamente perché abbiamo dovuto fare diversi storni, però intanto per assicurare quantomeno la minima sicurezza pubblica abbiamo dovuto intervenire con fondi che sono fondi comunali. Certamente non bastano, non potrebbero bastare. Gli interventi che sono stati previsti sono degli interventi approfonditi dal punto di vista tecnico-scientifico, abbiamo già pure dei numeri, li abbiamo forniti a chi dovrebbe poi finanziare l'intervento, perché la difesa suolo regionale, la protezione civile, il Ministero dell'Ambiente sono i tre principali artefici, i principali attori di queste attività. Intanto però c'è una parte che di silenzio, tant'è che ieri sera ci ha visti costretti a rimanere lì sul posto fino a tardi ore.